Questo evento ha avuto nella zona tra Olmo e Rigutino e la parte anche che ha riguardato Bagnoro, ha avuto un'intensità elevatissima. Si parla di tempi di ritorno di 500 anni. Tanto per capire, le opere idrauliche che rientrano nella, diciamo, nella nostra regione vengono progettate per coprire eventi meteorici che hanno un tempo di ritorno di 200 anni, che è già considerato un evento eccezionale. Ecco, qui siamo su tempi di ritorno più del doppio dei 200 anni, siamo intorno ai 500 anni, quindi eventi assolutamente eccezionali, rispetto ai quali qualsiasi tipo di opera risulta insufficiente. Parte dalla constatazione di un evento imponderabile il bilancio dell'amministrazione comunale sull'emergenza maltempo. Con il lutto cittadino proclamato per la morte di Pergentino Tanganelli, il sindaco Ghinelli definisce positivo il bilancio nell'ottica del comune per la risposta della macchina organizzativa riuscita a limitare i danni e disagi per la popolazione. La protezione civile regionale ci aveva dato un codice giallo e quindi non erano state attuate misure di protezione civile preventiva, perché non lo prevede, diciamo, le norme di comportamento per il codice giallo. Devo dire che è stato un evento imprevedibile, quindi rispetto a questo le responsabilità non sono di alcuno. Certo, ora si tratta di rimboccarsi le maniche e cercare di fare in modo che in futuro anche eventi con minor portata di questo possano risultare contenuti. Passata l'emergenza, è iniziata la conta dei danni e l'identikit delle zone alluvionate. E le criticità che hanno prodotto le esondazioni di sabato notte in parte rimangono tali. C'è l'argine del Sellina che è stato sormontato e distrutto, che è ancora da ripristinare. C'è un ponticello che ha una sezione di deflusso eccessivamente ridotta sulla Valtina, che è tuttora in condizioni di non recepibilità di grandi portate, e c'è soprattutto il tema dello stesso Valtina che nella parte bassa, laddove incrocia la superstrada dei Due Mari, ha un passaggio eccessivamente ridotto, esonda, e l'acqua che esce da questo fosso finisce sulla canaletta ferroviaria per poi, attraverso il sottopasso di Via Salvatore, riversarsi su Via Romana. Gran parte degli allagamenti di Via Romana sono dovuti a questo fatto. Il sottopasso alla ferrovia è stato chiuso idraulicamente e anche per le macchine con un sistema messo in opera la notte di sabato dall'ufficio manutenzione, un guardrail tipo New Jersey con dei sacchetti di sabbia, e i danni sono stati parzialmente ridotti, dico parzialmente perché ormai la gran parte della portata idrica era passata.